A tutti, io sono Yasemin Tashkın e sono corrispondente di Sabah, un quotidiano turco, quindi sono di origine turca, vivo qui dall'87 e scrivo anche su Limes, oltre sul mio giornale e anche su altre riviste italiane. E qui con noi c'è sociologa Chiara Saraceni. E non so se dovrei chiamare professoressa. Allora, lei è stato ordinario di sociologia della famiglia presso l'Università di Torino, oltre ricercatrice a Berlino, editorialista di Repubblica, ha pubblicato con il mulino Onore il padre e la madre e Conciliare famiglia con lavoro recentemente. Noi oggi partiamo da un libro di Chiara Saraceno, Cittadini a metà, come hanno rubato i diritti degli italiani. In realtà anche un argomento abbastanza universale, considerati i tempi in Europa, oltre non hanno rubato solo i diritti agli italiani, ma a tanti di noi. Allora, Cittadini a metà, più o meno ci siamo tutti, le donne, gli immigrati, i giovani, lavoratori, anziani, pensionati, insomma, l'elenco è lungo. Io leggendo, e analizzando ciò che ha scritto Chiara Saraceno, e pensavo se c'è mai stato un sogno italiano, perché vedevo questa difficoltà di realizzarsi in questo paese, che sia immigrato o sia italiano, soprattutto se si fa parte di una categoria sociale, come famiglia, ambiente, questa difficoltà di uscire anche lavorando sodo, studiando sodo. E questo disfunzionamento dell'ascensore sociale, come chiama lei, perché anche tanti libri che leggiamo o anche nei film americani c'è sempre questo grande sogno americano, anche un qualsiasi cittadino del mondo immigrato arriva in America, se lavora sodo, studia, arriva al suo sogno, se non è prima generazione è seconda. Perché in Italia questo non esiste? È così difficile rompere questo blocco? Questa domanda ci mette al centro della parola di cui dobbiamo discutere, che è, come dire, il tema di questa sera, che è l'uguaglianza. La risposta più semplice, non va bene? La risposta più semplice alla sua domanda, che in realtà è una domanda molto complicata, è che in Italia c'è non solo poca uguaglianza nei punti di arrivo, c'è poca uguaglianza nei punti di partenza, c'è poca uguaglianza nel percorso, cioè i cittadini italiani dalla nascita in poi incontrano, come dire, sono fortemente vincolati nella possibilità di diventare ciò che vogliono, di sviluppare le proprie capacità, di fare, come direbbe Amartya Sen, la vita che ritengono buona per sé, e possibilmente anche costruendo una vita buona collettivamente, da vincoli fortissimi che sono, per usare un linguaggio sociologico un po' astruso, che sono di tipo ascritto, cioè è l'origine che conta, è da dove parto che conta molto di più, è la famiglia in cui nasco, il sesso cui appartengo, che determina in un modo fortissimo il destino delle persone in modo che ricorda più
condizioni sociali di tipo arcaico, medievale o comunque di società non democratiche, cioè in cui prevaleva appunto la nascita rispetto a tutto il resto. Noi siamo tutto sommato e vogliamo essere un paese democratico, ma che in realtà vincola fortemente, non per legge, ma nei meccanismi sociali più minuti, i destini delle persone alle proprie origini di nascita, senza sopravvalutare che in America tutti poi possano fare quello, diventare, cioè come dire, l'autorappresentazione di sé degli Stati Uniti è molto positiva. Non succede proprio così, non è vero che qualsiasi nero avrebbe potuto diventare presidente degli Stati Uniti, certamente. Però questo lo dice anche, l'ha detto anche di recente, un organismo internazionale non sospetto né di essere di sinistra né di essere femminista, che è l'OCSE, quindi l'Organizzazione dei Paesi Più Sviluppati, ha, sulla base delle proprie ricerche, segnalato che l'Italia è uno dei paesi di questo gruppo, cioè dei paesi più sviluppati, in cui l'origine di nascita segna più pesantemente il destino da adulti. Quante sono le risorse dei propri genitori, in particolare del proprio padre, è predittivo moltissimo di quello che uno sarà da grande, da adulto a propria volta. Allora, in tutti i paesi succede così, è chiaro che è importante la famiglia in cui io nasco, non solo dal punto di vista delle risorse materiali, ma dal punto di vista delle risorse sociali, da quello che mi insegnano, delle persone che mi fanno conoscere. Ma quando lì avevano calcolato che il 40% del reddito da adulto è determinato dal reddito che aveva il padre, che è tantissimo, cioè, quindi è un problema di misura, quello è un reddito, ma non è solo il reddito, è la complessiva posizione sociale, sono le complessive possibilità. Se poi si è donne e se poi si è immigrati è ancora peggio, perché oltre all'origine di nascita ci si aggiungono anche il difetto di sesso o il difetto di non essere immigrati da certi paesi, ovviamente, non tutti gli immigrati, dipende anche da dove si viene, quindi di nuovo l'origine di nascita. E in questa descrizione, e soprattutto i giovani, quelli che soffrono, e in Italia oggi si dice che la generazione tra 20 e 35 anni è una generazione persa, soprattutto per quanto riguarda disoccupazione. E ci sono tanti problemi sia per occupazione, ma anche di, adesso lei ha fatto una descrizione sociale molto ampia, ma i giovani cosa devono fare con tutte queste condizioni? Noi non gli offriamo anche è pieno di problemi, ma quasi un materasso su cui anche addormentarsi. E dove finiscono i movimenti giovanili o la ribellione? Sì, innanzitutto il problema dei giovani riflette da un lato quello che ho appena detto, quindi che riguarda anche i giovani del passato, cioè, e io direi anche i bambini, a partire dai bambini, cioè la disuguaglianza si impara quasi in fasce, si sperimenta. Quasi in fase, si sperimenta molto presto, ben prima di diventare adulto, e nel nostro paese in un modo macroscopico, ci aggiungo anche le disuguaglianze regionali, nascere al nord piuttosto che al sud. Per le giovani generazioni attuali si aggiunge un problema diverso, perché nelle generazioni passate c'erano ascensori sociali, che avevano, come dire, percorsi diversi a seconda dell'origine di nascita, nel senso che tutti gli ascensori funzionavano
ma rimanendo sempre alla stessa distanza, non so come dire. Qualcuno parlando della mobilità sociale diceva è come un treno in cui tutti i vagoni si muovono, però la distanza tra i vagoni rimane la stessa. Allora, in Italia è molto più così, cioè è difficile spostarsi di vagone. Però è vero che le generazioni, ancora la mia, io sono abbastanza vecchia, ancora la mia generazione ha sperimentato un fenomeno di mobilità sociale rispetto ai propri genitori, mediamente. Quindi c'era per un orizzonte di futuro, per tutte le generazioni, i genitori potevano pensare che i loro figli sarebbero andati a stare meglio, anche perché l'economia stava cambiando, cambiava il mercato del lavoro, il benessere aumentava, e i giovani potevano pensare che se facevano avrebbero, come dire, conquistato qualcosa di più rispetto ai loro genitori. Questa generazione di giovani che oggi si affacciano o si sono già affacciati alla vita adulta, invece è la prima, dal dopoguerra almeno, che è come se non avesse nessun ascensore, non ha più neanche gli ascensori disuguali, le disuguaglianze sono rimaste, ma è la generazione che sta sperimentando, e anzi le due generazioni, quelle dei genitori e quelle dei figli, stanno sperimentando che è più facile che i figli vadano a stare peggio dei genitori. Cioè che c'è una mobilità in generale, sociale, discendente. E questo incide moltissimo sull'orizzonte con cui uno può proiettare i propri progetti. Dopodiché io penso che i giovani non dovrebbero sedersi, e credo che anche sbagliamo, e lo dico anche autocriticamente, a parlare di loro solo come generazione perduta. Cioè, anche quando lo diciamo per denunciare un problema, rischia di diventare una profezia che si autoadempie, cioè sembra che di dire vabbè, per voi è persa, no? Cioè non c'è niente da fare. In realtà quello che bisognerebbe dire, oltre che preparare condizioni perché possano sperare, per dirla con un antropologo indio-americano che è a Padurai, perché continuino a coltivare la capacità di aspirare, cioè di pensare che si possono fare dei progetti, che si può andare avanti, dove dobbiamo anche dirgli, cioè restituirgli un'immagine più positiva di loro e delle loro capacità. Siamo passati da dire che i giovani erano tutti delinquenti, cioè 10 anni fa sembrava che i giovani fossero tutti devianti, no? Il discorso pubblico, cosa che mi faceva impazzire, adesso sono tutti perduti, no? Sono tutti sfigati, per dirla con l'autorevole espressione di un sottosegretario di questo governo. C'è... C'è anche un fatto che i giovani non credono, come forse tanti altri italiani, il progetto paese che si offre a loro, ma anche il futuro che viene disegnato per loro, no? Anche sul soprassedersi disperatamente, forse anche c'è questo. Io direi che non viene loro proposto nessun progetto di futuro, questo è il dramma di questo paese, che nessuno più sembra capace di articolare un discorso realistico. Non sto dicendo i grandi disegni della rivoluzione piuttosto che della palingenesi totale, ma delle cose fattibili, sognabili e fattibili, magari non nell'immediato, ma con percorsi che si vedono, che si mettono in opera, di cui si comincia a costruire un piccolo passo. Ed invece
siamo passati, ahimè, dal governo precedente in cui ci si diceva che vivevamo nel migliore dei mondi possibili, mentre magari la gente non aveva proprio questa impressione così di essere, che tanto andavano tutti al ristorante, stavamo tutti bene e l'Italia era piena di ricchi. Al governo di adesso che ci dice ci abbiamo il baratro davanti, credevamo di esserci scostati, ma il baratro si è ampliato ancora un po', a proposito dei tecnici che però non avevano fatto il conto che il baratro si apriva ancora un po', e quindi dobbiamo ancora fare dei sacrifici, che va benissimo, cioè va malissimo perché poi i sacrifici non sono equamente distribuiti, ma uno dice va bene, li facciamo, ma per che cosa? Per quale progetto di società che non sia soltanto che lo spread si riduca? E non sto pensando a visioni palingenetiche, ma io vorrei un governo e dei partiti e anche dei movimenti che dicono ci piacerebbe prenderci cura di questo nostro paese, per riprendere l'espressione di quello che una volta era un mio amico e che purtroppo ha deciso di lasciare questo mondo troppo presto, che era Alex Langer. Prenderci cura, cioè dare, prenderci cura di questo paese, che significa anche che vuol dire investire nell'ambiente, investire nella conoscenza, ma come fatto di libertà, come fatto di accrescimento, che vuol dire? E invece no, nessuno, cioè è come se tutte queste cose fossero sogni che devono essere rimandati a quando sarà ridotto lo spread e quando il baratro avrà cessato di allargarsi un po', senza rendersi conto che questo è anche un modo di continuare a far allargare il baratro, se non altro anche dal punto di vista del capitale umano, per usare una parola che piace tanto agli economisti, di cui siamo fatti tutti noi. Quello che capisco comunque, forse un po' riduttivo, ma in questo momento sogno italiano legato allo spread un po'. Spero di no, ecco, spero proprio che il sogno italiano non sia legato allo spread, anche perché questo significherebbe, è troppo davvero un sogno, è talmente fuori dal nostro controllo e nella mano dei finanzieri, che non... Io vorrei che il sogno italiano fosse che mentre ci occupiamo dello spread, mentre ci occupiamo anche della nostra società, ci occupiamo del mondo in cui stiamo vivendo, della scuola che facciamo per i nostri figli o per noi stessi, dell'ambiente che sta andando a catafascio, che basta un po' di pioggia che viene giù tutto, che i vecchietti disabili non siano affidati soltanto al fatto che abbiano una figlia di buon cuore che si occupa di loro, cioè queste cose qui, cioè che tra l'altro, e quindi adesso non voglio fare quella che dice c'è sempre un altro modello di sviluppo, io poi non me ne intendo tanto, però ecco, non c'è solo l'economia nel nostro paese. Ma perché non c'è questo senso di società più diffusa? Cioè, se c'è è limitato, ma perché tutti o gran parte degli italiani giovani non hanno questo senso del paese? Come lei ha descritto, no? L'ambiente, i vecchi. Cioè, non ce l'hanno, ma forse questi sono poi atteggiamenti sempre minoritari, ma che poi possono diventare atteggiamenti comuni o comunque che guidano se vengono riconosciuti come dotati di senso di valore. Allora, in questo paese così sfatto, così anche volgare spesso nelle sue espressioni, in cui veniamo da decenni di proprio anche di un discorso pubblico terrificante nella sua inciviltà e vuotezza, e ci metto dentro tutti, mica solo i politici, anche i giornalisti spesso e anche i media. Ecco, però ci sono stati tanti episodi di gruppi, di movimenti che hanno cercato di collocarsi nella sfera pubblica e di dire la loro su come
avrebbero voluto che il mondo andasse. Si poteva essere d'accordo o non disaccordo sul singolo pezzo di discorso, penso al movimento viola degli studenti, penso al movimento attorno ai beni pubblici che poi è sfociato nel referendum sull'acqua, eccetera, che al di là del singolo contenuto, il movimento delle donne, del singolo contenuto, ha mostrato una voglia di fare insieme, di dire, di essere protagonisti, quindi tutto il contrario della deresponsabilizzazione. Ogni volta però è come se non ci fosse stata una sponda. Qualcuno è arrivato e ha tentato di mettere il cappello, Bersani è salito sul tetto dell'Università di Roma, gli uomini hanno marciato insieme alle donne il 13 febbraio del 2011, si è vinto il referendum là, e però poi dopo tutto è come se fosse tornato come prima. Cioè, a me sembra che in questo paese troppo spesso ci siano operazioni di distruzione della speranza. Quindi non è che non ci sarebbero, non voglio sopravvalutare, ma non è che non ci sarebbe la voglia, le risorse, eccetera. Ma è come, non trovando sponda, trovando a volte dileggio, trovando a volte più sfruttamento che effettivo ascolto, basta guardare come stanno discutendo i partiti sia della riforma elettorale che cioè stanno discutendo delle alleanze, ma non abbiamo ancora capito bene che tipo di futuro, non dico futuro lontanissimo, ma dopodomani, cioè che tipo di idea di paese hanno in testa. Allora, questo produce distruzione della speranza e un po' di pessimismo. Uno, la seconda volta, aspetta un momento a tirare sulla testa e a tentare, perché costa. Oppure poi si scatena nel conflitto senza mediazioni, no? Cioè nella rabbia, nel movimento di piazza senza mediazioni. Io trovo che quello che è successo a Roma l'altro giorno con gli operai dell'Alcoa è una spia importante, cioè che se non trovi, cioè non è bello un paese in cui in cui la gente è sfiduciata nelle istituzioni, nei rappresentanti, eccetera, eccetera. Cioè, c'è stata un'operazione sistematica di distruzione della fiducia. Allora, tornando ai giovani, certo, per parafrasare il mio amico e collega Livi Bacci, che ha scritto un bel libretto, Avanti giovani alla riscossa, tocca a voi, non aspettatevelo da noi vecchi, nel migliore dei casi piancheggeremo, quindi piantatela di pensare che non potete fare niente perché tocca a noi fare, tocca a voi, e se non lo fate voi è difficile. E parlando sempre di giovani, se non mi sbaglio, il governo attuale ha l'età media 69 anni, quindi perché i giovani poi, soprattutto nella vita politica, no, dove si decide, non ci sono ai livelli decisionali, naturalmente ci sono, ma non ai punti chiave o decisionali, eccetera. Ecco, oggi in Italia, io spiegavo l'altro giorno a una delegazione turca, perché hanno tutti i dirigenti 26 anni, eccetera, e gli uomini sui 40 anni, 50 anni si lamentavano che perché poi la società li voleva mandare in pensione. E mi hanno chiesto l'Italia, ho detto qui tutto contrario. Quindi 26 anni è un bambino, non può dirigere nulla, neanche sua vita forse, qui è considerato così. E quindi ecco questa...
egemonia della classe dirigente vecchia sui giovani e perché non si riesce anche a rompere, diciamo, questa scala. Vecchia e maschile? Beh, perché questo è un paese di cooptati. È un paese di cooptati che si autocooptano fondamentalmente. Dopodiché, ripeto, dato mi flagello abbastanza come anziana, ma comunque, mi rivolgo anche ai giovani, non è che cioè troppo spesso si fanno anche cooptare, cioè quando entrano, quando ce la fanno, è difficilissimo, mi rendo benissimo conto, però fanno un po' quello che hanno fatto anche le donne nei partiti, cioè è tale tanto la fatica di entrare che poi quando entrano per sopravvivere, piuttosto che fare un'alleanza tra di loro, comunque si alleano un capo, si alleano un capo e questo capo li usa come massa di manovra, ma mantiene duramente il proprio posto, voglio dire. Dopodiché io non faccio la giovanilista a oltranza, non penso che perché uno giovane è migliore di uno che è più vecchio, così come non è vero viceversa, bisogna avere anche qualche idea. Bisogna avere qualche idea e qualche capacità, l'età da sola non garantisce. Quello che è vero, per parafrasare il mio amico Vattimo, quello che è vero, quello che è stato falsificato è che essere vecchi sia sempre un segno di grande saggezza e soprattutto se si rimane sempre lì nello stesso posto, anche la persona più competente che rimane troppo a lungo nello stesso posto perde, soprattutto nella politica, perde davvero il senso, il contatto, il senso della realtà, anche chi è partito bene. Bisogna smettere, bisogna cambiare, bisogna, per fare una piccola nota autobiografica che non c'entra con la politica, io che sono stata una cosiddetta donna di potere, nel senso che ho avuto un minimo di potere accademico, ho avuto tante cariche. A un certo punto anche un certo cumulo di cariche che non sono pagate, quindi perché nessuno voleva fare i servizi che facevo io. A un certo punto io ho detto non voglio più essere rieletta. Sconforto generale, sconforto e stupore anche. Dice come? Avresti il diritto di essere rieletta e non vuoi essere rieletta? E ricordo che la mia risposta è stata, io non mi sentivo particolarmente generosa, ero anche stufa morta onestamente, quindi non aspettavo altro che potermi ritirare a fare altro. Ma ho detto, o un'istituzione, una cosa, riesce ad andare avanti anche al di là dei propri fondatori, quindi un partito riesce ad andare avanti al di là dei propri notabili, oppure vuol dire che non ha bene, non, è bene che muoia, cioè non puoi, cioè questa giustificazione che loro danno sempre lo spirito di servizio, no? Grazie, è già dato, basta! Allora, lei accennava anche alle figure femminili nei partiti e qui nel suo libro il mondo femminile italiano è visto da diversi punti di vista, sia familiare, lavorativo, nella politica e veramente non è una bella panorama come lei racconta, forse come viviamo, perché lavorativamente anche i riferimenti che fa, i numeri, che le statistiche le dà tra sud e nord, ma comunque rispetto sempre alla popolazione maschile, e le donne sembra che anche, tra virgolette, vivono un medioevo ancora, considerando che siamo nel 2012, ma le condizioni femminili e poi con tutta questa modernizzazione non c'è un progresso, o un finto progresso.
in realtà le donne, questa è anche una mia opinione, sono ancora più schiavizzate, perché le cose che devono gestire, che per le donne che lavorano, oltre a gestire il lavoro, la famiglia, i figli, curare, eccetera, quindi i compiti ancora sono più aumentati rispetto alle nostre madri. E detto questo, e poi noi vediamo coloro che ci devono anche rappresentare un po' i diritti delle donne nei partiti, nella vita politica, le donne, e poi io mi chiedo spesso, ma cosa fanno queste signore, di che cosa si occupano? Quindi su questo un po' le sue riflessioni mi piacerebbe sentire. Sì, per chi non ha letto il libro, cioè tutti voi, in realtà alle donne è dedicato molto di questo libro, che va detto, perché per onestà non è un libro scritto, come si dice, ex novo, è la raccolta, devo dirvelo, perché voglio essere onesta, è la raccolta riscritta, riorganizzata, messa in fila di una serie di articoli che ho scritto per i giornali, prima La Stampa, poi La Repubblica, nel corso di 10 anni. E appunto, dopo, quando l'editore mi ha chiesto di farlo, mettendoli in fila e scegliendoli, perché altrimenti venivano 500 pagine, erano troppe, e scegliendo anche un po' ripetitive, mi sono accorta che in fondo c'era stata una riflessione in pubblico sulla società italiana a 4 temi, che erano le donne, la famiglia, il welfare, che non c'è, e la laicità. Allora, quindi le donne sono per me un tema importante, ma non solo perché sono la metà della popolazione e poi io sono una donna, sono una femminista, ma perché, per dirla come lo diceva il vecchio Marx, i rapporti uomo-donna sono una sorta di cartina di tornasole della società, quindi parlare della condizione delle donne è anche di parlare di che tipo di società viviamo, non riguarda solo le donne, riguarda complessivamente la società in cui viviamo. Allora, non direi del tutto che non c'è stato progresso nell'arco della mia lunga ma non centenaria vita. Per esempio, quando io mi sono laureata eravamo una minoranza le donne che si laureavano alla fine degli anni 50. Eravamo, no, un po' più tardi, a metà degli anni 60. Tendo sempre a invecchiarmi, sono vecchia, ma a metà degli anni 60. Il gender gap nell'istruzione in Italia si è chiuso, cioè il divario nell'istruzione tra maschi e femmine si è chiuso con 10 anni di ritardo rispetto alla maggioranza dei paesi democratici sviluppati, però si è sempre chiuso alla fine degli anni 70 invece che agli inizi, come è successo più o meno negli altri paesi. Questo che cosa significa però? La parte, come dire, più negativa, che mentre ancora quando io ero giovane sono entrata nel mercato del lavoro e ho faticosamente fatto la mia carriera universitaria, la giustificazione corrente per il fatto che c'erano poche donne ai vertici, ma non solo ai vertici, anche alle posizioni intermedie, era che eravamo poche. Eravamo poche che studiavano, poche che... Oggi non si può più dire, e non solo oggi, ma da quei 40 anni, 30 anni almeno, 30-40 anni non si può più dire, quindi c'è un'intera generazione di donne che ha studiato tanto quanto i propri coetanei, a volte con voti migliori anche nelle stesse tipi di formazioni, quindi non confrontando lettere con ingegneria. Allora, questa cosa del miglioramento dell'istruzione, che è l'unico grande miglioramento che c'è stato nel nostro paese, anche rispetto alla condizione giovanile, sono più istruiti i giovani di adesso rispetto ai loro genitori,
non è da buttare via, perché questo ha aiutato la consapevolezza delle donne, la loro capacità di negoziazione almeno dentro la famiglia e così via. Si è accompagnata anche con altre rivendicazioni, il controllo per la propria, sul proprio corpo e la propria fecondità, ad esempio. Cioè, quelli più giovani qui danno per scontato che ci sia la contraccezione. Io sono diventata adulta e sono stata adulta un bel pezzo della mia vita e la contraccezione era illegale, il che vuol dire che in teoria uno doveva fare o rimaneva casto, come dicevano alla generazione della mia mamma, manda tuo marito sul tetto, no? Oppure fatti venire il mal di testa, quindi o rimaneva casto, oppure faceva qualche cosa che era contro la legge, oltre che contro la religione. Contro la religione ancora adesso, ma per fortuna contro la legge no, e mi sembra una grande conquista. Pensate che la prima volta che io ho preso la pillola, il medico ha dovuto dichiarare che io avevo delle disfunzioni, perché era per questo, cioè la pillola contraccettiva veniva venduta per curare la dismenorrea, cioè i disturbi del ciclo, e poi c'era scritto in piccolo effetti secondari negativi, potrebbe interrompere la contraccezione, interrompere la capacità di concepire. Allora, queste sono cose da non buttare via. Siamo sempre a rischio perché, per esempio, l'aborto lo vogliono tirare fuori. Ma dopodiché il processo si è interrotto, perlomeno il mutamento è stato tutto a carico delle donne. Tutto a carico. Sono tutte le donne che sono cambiate tantissimo. Le donne sono entrate nel mercato del lavoro e fanno adesso il doppio lavoro, le donne fanno il controllo del proprio corpo, gli uomini sono cambiati molto meno, e da cui viene l'effetto che dice lei, cioè come se le donne dovessero fare i due tipi di donne in contemporanea, quella vecchia che accudiva. Allora, io sono favorevole all'accudimento, dovrebbe esserci un po' più di reciprocità, non so come dire, e anche il mercato del lavoro dovrebbe adeguarsi al fatto che i lavoratori e le lavoratrici hanno responsabilità familiari, che non vuol dire solo che hanno responsabilità di mantenimento, hanno anche responsabilità di cura, e questo vale sicuramente per le donne, dovrebbe valere anche per gli uomini. E questo non è entrato, e lo vediamo adesso, lo vediamo nelle politiche, cioè, mi spiace dirlo, ma anche per le decisioni di questo governo, i sindacati sono scesi in piazza e i partiti di sinistra si sono stracciati le vesti sull'articolo 18 e la riforma delle pensioni. Io non ho visto nessuna grande manifestazione, se non a livello locale, per il taglio ai servizi, che mi sembra molto più importante e con effetti molto più drammatici sulla vita e sulla possibilità di stare nel mercato del lavoro della riforma dell'articolo 18. Devo proprio dirla questa cosa qua. Cioè, eppure questo è come un lusso, riguarda le donne, ci sarà una nonna, oppure staranno a casa da lavorare, oppure vabbè, si arrangeranno come si sono sempre arrangiati. Ma qui anche è vero tutto ciò che ha elencato lei, ma comunque anche lei nel suo libro fa notare che non c'è un presidente di Corte di Cassazione, no? Non c'è un leader del partito. E comunque anche ricorda quando anni fa nel PD sono stati elezioni per il leader, a nessuno delle donne, anche ci sono profili da leader in questi partiti, si sono proposti o si sono fatti avanti, si sono adeguati a questi sistemi maschili o no, e che hanno accettato. Allora questa anche, non lo so, forse non deve, ma mi sconcerta un po'. Sì, sconcerta anche a me, infatti allora mi arrabbiai moltissimo.
Più volte, perché noi pensiamo solo all'ultimo periodo, quello berlusconiano, che è stato particolarmente devastante. Però, e nel libro lo ricordo, era già successo col governo, secondo governo Prodi, che lui era andato alla campagna elettorale promettendo il 50% di ministri donne, c'era stata la grande manifestazione che non mi ricordo come si chiamava allora, anche allora era, adesso non mi ricordo, non era Riprendiamoci la notte, c'era stata proprio una enorme manifestazione di donne, c'erano state queste promesse, poi arrivati al dunque del fare i governi tra un Di Pietro che batteva i pugni, Mastella che batteva i piedi, eccetera, eccetera, hanno dato un contentino a tutti, anche al colore dei capelli, salvo che alle donne. E io lì mi arrabbiai molto, mi ricordo che scrissi a Livia Turco, che era una che conoscevo, con cui avevo collaborato, dicendo dovevate ribellarvi. Cioè, non, così come Di Pietro aveva detto che avrebbe tolto il sostegno, voi come donne dovevate ribellarvi. La sua risposta: hai ragione, ma non si può. E dico perché no? Perché non avete il coraggio di, cioè non avete sufficiente fiducia nella vostra constituency. Cioè, Di Pietro che ha lo 0, no, aveva allora, magari adesso di più, lo 0, Mastel, 0, qualcosa, ha avuto più potere di incidente perché era più sfacciato. Non so, le donne dopo troppo spesso si rassegnano che... Ma perché manca la ribellione? Perché manca la ribellione? Questo io vedo una mancanza di ribellione anche quando parliamo nelle questioni giovanili o femminili. Manca la ribellione, perché? Forse perché c'è troppa sfiducia. Non è, cioè, perché questa è rassegnazione? Sì, sì, è proprio sfiducia. E questo è un paese troppo sfiduciato. Un paese troppo sfiduciato perché ha preso un po' di troppe batoste nel caso delle donne, sicuramente. Ma credo, sì, bisogna che, e la fiducia bisogna che ce la recuperiamo noi, non possiamo aspettare dall'esterno che ci arrivi o che arrivi adesso qualche nuovo leader che ci magnifica qualche sorte progressiva. Speriamo che non arrivi, ecco, speriamo solo che arrivi qualche persona seria che si impegna con un progetto credibile. Però la fiducia bisogna che ce la costruiamo davvero, bisogna dal basso in qualche modo partire. Non sono contro i partiti, ma in questo momento i partiti non sono, come dire, la sponda, l'interlocutore più credibile. Per renderli credibili hanno bisogno di una società civile che si organizzi e che li pungoli e che faccia da interlocuzione in un modo un po' più forte di quanto non abbiamo fatto fino adesso. E qui, prima di venire qui, parlando con Chiara Saraceno, è stata anche una, diciamo, un'idea folle che proponevo, ma non può essere un partito delle donne. Cioè, no, ma era una battuta e naturalmente Chiara Saraceno ha detto no, perché comunque è vietato nella Costituzione, ma forse in questo caso si può dare una quota agli uomini. Non so se la via sia il partito delle donne, è stata tentata, almeno a livello locale, a Napoli credo l'abbiano tentato, è stato tentato. Temo che poi le donne siano anche molto litigiose tra di loro. Ma non quanto donne, perché il problema delle donne è che non sono come gli uomini tutte uguali tra di loro, no? Appartengono a classi diverse, interessi diversi, valori diversi e così via. Quindi fare un partito delle donne significherebbe un'omogeneità di definizione della realtà che non necessariamente c'è. È interessante il tentativo di Se non ora quando, che non è un partito, sì, ma che è un movimento di tenere insieme tante anime diverse. È interessante, coraggioso. Ho il sospetto
che nel momento in cui si deve decidere cose importanti per la libertà delle persone, cosa facciamo della legge dell'aborto, cosa facciamo sull'unione civile, sul matrimonio degli omosessuali, cosa facciamo sulla legge, voi dite ma non c'entra con la disoccupazione, non sono le cose più importanti. Io penso che i diritti civili di libertà siano altrettanto importanti, non dico che allora gli altri vengono dopo, ma o vanno insieme o non arrivano mai, questo è. Il guaio di questo paese è di aver sempre detto che il tempo dei diritti civili era dopo, no? E quindi non sono arrivati mai. Ecco, ho paura che lì, come gli uomini, come si dividono gli uomini tra di loro, anche le donne si dividono, le donne che stanno adesso insieme in ora quando, possono dividersi perché sono legittime posizioni diverse e non tutti sono disponibili a dire allarghiamo le maglie della libertà, poi io faccio come penso, perché qualcuno pensa di avere la verità, che il proprio valore è superiore, anzi è l'unico da difendere, e quindi temo che... È interessante, lo esperimento viene fatto perché finora non si sono scannate e non si sono divise, però ho un po' paura che nel momento della prova dei fatti, legittimamente, cioè quando bisogna, quindi è un bel problema da affrontare. E in tante pagine dedicate alle donne, ciò che mi ha colpito anche le sue riflessioni, e poi ho trovato anche in un termine latino, che scusate io non habeas il mio corpus. Latino non avendo studiato habeas corpus, che il corpo delle donne che anche viene percepito come un luogo pubblico che non è di sé ma viene è dello Stato, è della famiglia, è del marito. Questo mi ha colpito perché anche simili problemi ci sono in altre parti del mondo, anche nel mio paese, ciò che dicevamo prima di questa signora sposata, stuprata, che ha ammazzato il suo violentatore e poi adesso il magistrato turco non permette di abortire. Addirittura un ministro ha detto ah, ma il bambino lo manteniamo noi, lo Stato lo mantiene. Quindi sono cose ancora molto forti e violenti di non essere, no, padrone del proprio corpo e non poter decidere anche la sua decisione. E poi ci sono tanti esempi anche in Italia che lei lo dà. Sì, sì, nella mia discussione delle italiane come cittadini minori rispetto agli uomini a parità di ogni altra condizione, ha anche a che fare, non solo a che fare, ma molto con le politiche del corpo, che sono quasi sempre politiche del corpo femminile, non solo perché le cose sul fine vita riguardano anche il corpo maschile. Però le politiche del corpo, anche in altri paesi, ma in Italia, sono state particolarmente pesanti e illiberali nei confronti delle donne. Se togliamo quello che ricordavo prima, le conquiste degli anni 70, la contraccezione e poi l'aborto, abbiamo avuto una serie di iniziative che contrastano proprio con l'idea dell'habeas corpus, non l'ho inventato io, non è per l'uso per un esercizio di latino, ma è un principio giuridico, è il diritto civile fondamentale, cioè in Inghilterra lo inventarono, cioè il fatto che anche chi è in prigione ha diritto al controllo sul proprio corpo. Anche in prigione, cioè è l'integrità del proprio corpo, è il diritto fondamentale a cui si attaccano tutti gli altri, l'integrità, cioè, del proprio corpo.
Allora, le donne non hanno, prima della contraccezione, dell'aborto, non avevano neppure il controllo sulla propria fertilità, e continuamente la cosa viene messa in discussione. Le discussioni sulla pillola del giorno dopo sono state orrorose nei contenuti, perché uno può dire sono contrario all'aborto, è legittimo essere contrari all'aborto, ma non è magari legittimo imporre quest'idea agli altri, ma quest'idea che la pillola toglieva parte del dolore, della fatica, dell'aborto, quindi insomma che le donne si devono proprio abortire, che abortiscono con dolore nelle peggiori delle condizioni possibili perché così se lo ricordano, ecco, questo, cioè, delle cose orripilanti, così come la violenza a volte che arriva fino all'omicidio, che c'è non solo in Italia. La violenza contro le donne, in particolare nei contesti familiari, ahimè è un fenomeno molto trasversale, ma in Italia è molto forte, in questa Italia dove si dice che noi dobbiamo stare sempre sull'altare, però se usciamo fuori per la strada allora siamo di proprietà pubblica. L'uso del corpo femminile che si fa nei media e nella pubblicità, io sono stata diversi anni in Germania e pendolando tra i due paesi è proprio una questione di shock, di doccia scozzese nel vedere, e venivo intervistata da suoi colleghi stranieri regolarmente su perché in Italia si facessero delle robe così, cioè perché per fare una pubblicità di una rete telefonica bisognasse fare dell'erotismo e del porno soft, visto che uno compra un cellulare e si abbona a una rete normalmente per altri motivi che non per farsi venire un orgasmo, ecco. Quindi gli altri non capiscono, non perché sono più morali di noi, ma perché hanno un senso, come dire, del vivere civile, la mia mamma direbbe della buona educazione, del ciò che si fa, diverso, forse un po' più elevato del nostro. Quindi in questo senso dico che in Italia, la legge 40 sulla riproduzione assistita, che per fortuna viene ormai smantellata pezzo a pezzo, Da sentenze prima dei tribunali italiani e adesso di un tribunale europeo. La legge 40 è un esempio sublime dell'assenza di habeas corpus delle donne rispetto alla riproduzione, perché un legislatore che si era pensato che doveva inserire nel corpo di una donna tutti gli ovuli che erano stati fecondati, e per questo diceva non vanno fecondati più di tre, perché altrimenti, essendo esseri umani, vanno subito inseriti, anche se per caso sono stati fecondati in 20, e non si può fare nessuna cosa preimpianto, perché tu semmai dopo... Cioè, è un'idea del corpo, cioè della libertà femminile, cioè, come inesistente, cioè... al di là della meschinosità, della crudeltà, eccetera, è proprio l'idea di donna, di corpo femminile che viene fuori dalle che alberga nelle fantasie di un legislatore che se la pensa così. E tra questi legislatori, ahimè, c'erano anche delle donne che condividevano questo immaginario. Allora poi non ci si può stupire che l'allora beniamato presidente del Consiglio Berlusconi, di fronte al corpo morto di Eluana Englaro, dicesse evviva, perché potrebbe anche fare un figlio, potrebbe anche rimanere incinta. Cioè è un'idea del... Cioè, solo in questo paese possiamo fare queste cose, e uno può dire impunemente queste cose senza essere immediatamente cacciato dalla... Qui, ecco, riflettendo su ciò che dice, allora mi viene da fare una domanda, poi c'è una riflessione, perché mi ha ricordato della morte di Cardinale Martini,
Una cosa che mi ha colpito moltissimo, e la sorella ha scritto una lettera su Corriere della Sera e parlando della morte dolce, anche diritto ad una morte dignitosa. Questo mi ha colpito soprattutto perché un uomo di chiesa, anche se un profilo è molto diverso rispetto agli altri cardinali Martini aveva, che comunque quando, se in un altro contesto avveniva ciò che ha scritto la sorella di cardinale Martini, posso anche sbagliare, ma si poteva parlare di eutanasia o accanimento terapeutico. Ma comunque e mi ha colpito, vorrei dire, che da uomo di chiesa comunque ha scelto morire senza accanirsi, no? Ma lui l'aveva scritto questo, ma di per sé la Chiesa Cattolica nei suoi documenti dice, negli ultimi anni ha dichiarato di essere contraria all'accanimento terapeutico, soltanto che la questione si è spostata al nutrimento forzato. E questa è la questione che riguardava anche l'Englara, che ha riguardato. Questo è anche l'accanimento. Cioè, lo dice, questo no, perché in una visione antropomorfica si dice è come se rifiutassi di dare da mangiare e bere, ma mettere un soldino che fa pure male, cioè, non è come dare da mangiare, cioè, nell'immaginario veniva presentato, per esempio nel caso Englaro, come il rifiuto di dar da mangiare all'affamato, no? Certo. Non come lasciare in pace. È quello che Martini ha detto, è quello che dicono tutti quelli che possono. Non, la mia mamma, che non aveva accanimento terapeutico, ma che era stanca proprio di vivere, io me la ricorderò benissimo sempre. L'ultimo giorno, gli ultimi 3 giorni della sua vita li ha passati con le labbra serrate, perché nessuno le desse niente. Cioè, noi potevamo soltanto passarle qualcosa così perché non le si seccassero le labbra. E abbiamo accettato. Lei voleva, non voleva più stare lì. Ed è morta come voleva, e come ha fatto Cardinale Martini. Cioè, che è diverso dall'eutanasia. L'eutanasia io ti do qualcosa perché tu muoia, che possiamo discutere se è legittimo o non legittimo, o se è accettabile o non accettabile. Questa cosa qui, quella del non nutrire, del non tenere in vita artificialmente, è un'altra cosa. Diritto a una morte dignitosa. Certamente, ma soprattutto è il diritto a dire su di sé, perché la cosa paradossale nella situazione italiana attuale è che se io sono sana di mente, posso parlare e dire quello che voglio, posso rifiutare le cure, posso dire, anche se so che questo mi farà morire. Proprio mentre si stava discutendo del caso Englaro, c'era stato il caso di una signora cui stavano andando in cancrena la gamba o il braccio, non mi ricordo, un arto comunque, e lei ha detto: non voglio che mi tagliate la gamba. E le ha detto: lei morirà. E ha detto: va bene, voglio, ha firmato per uscire dall'ospedale, e nessuno ha potuto fermarla, perché uno è libero di rifiutare le cure, anche le cure in questo caso. La cosa paradossale è che se uno lo ha dichiarato in anticipo, ma poi quando gli succede il fatto, che era quello che ha chiesto Martino, se perdo la conoscenza non mi mettete il sondino, per favore, perché allora non sarò più in grado di dire non voglio. Ecco, è questo, questo fatto che proprio nel momento in cui uno è più vulnerabile perché ha perso persino la conoscenza, quello che ha detto prima non conta più. Quello che ha detto prima di volere su di sé non conta più. E non conta neanche quello che dicono coloro che gli vogliono bene. Conta quello che dice una qualche autorità misteriosa là fuori.
se questa è carità cristiana, uguaglianza, civiltà, eccetera, lo lascio voi a decidere. E ultimo argomento che io toccherei, la laicità. Di qua arriviamo alla laicità e noi non stiamo vivendo in uno stato teologico praticamente, però c'è una invasione, scusate se chiamo così, della Chiesa nella politica italiana quotidianamente, e così a me ancora dopo 25 anni, ho passato gran parte della mia vita più qui che in Turchia, e mi stupisce vedere su ogni argomento ci sia una dichiarazione, anche i giornalisti vanno a cercare opinione della Chiesa, dei cardinali, e così riescono a modellare la vita civile degli italiani, ma ce n'è bisogno, uno non può vivere la propria religiosità, la fede, senza che la Chiesa intervenga nella vita, nei diritti individuali di tutti quanti? Innanzitutto mi permetto di dire che tutto ciò ha pochissimo a che fare con la fede, ha molto a che fare con l'istituzione ecclesiastica. In secondo luogo distinguerei, se fossi cattolica ancora, come credente, come appartenente alla comunità della Chiesa, sarei scandalizzata, infuriata, lotterei e così via, contro la mia Chiesa o dentro la mia Chiesa. E questa è una cosa. Come cittadina, in realtà, io non lotto contro la Chiesa, lotto contro la politica, contro il governo, contro i partiti che si assoggettano, anzi che cercano per legittimarsi, l'appoggio della Chiesa e in cambio le danno sia privilegi, pensiamo all'IMU, tanto per non fare esempi, sia un potere di parola ultima su cose rilevanti, la libertà, che toccano la libertà di ciascuno di noi, no? Come fare sesso, se poter fare la contraccezione oppure no, come dire ai fine vita, eccetera, eccetera. Perché non mi si dica che... Allora, se io fossi un parlamentare cattolico, probabilmente avrei le mie idee, ma se fossi davvero democratico direi, è aperto, io ho le mie idee, ma lasciamo la libertà. Ma loro... Ma no, la maggioranza dei parlamentari che si adatta ai diktat non è neanche credente, certamente non è di questi, quando Berlusconi, l'ultima volta che è stato nominato Presidente del Consiglio, andò in visita di Stato in Vaticano, cosa che fanno tutti i Presidenti del Consiglio quando sono nominati, la prima visita di Stato che fanno, di solito con famiglia, eccetera, se è bene dire, dichiarò senza che nessun giornale, neppure quello su cui io scrivo, sollevasse la minima obiezione o rilevasse la stranezza della cosa, dichiarò che sulle questioni cui la Chiesa teneva, lui si impegnava a far legiferare come la Chiesa voleva. Allora, noi ci siamo giustamente arrabbiati quando la Merkel, quando la UE, quando la BCE ci ha detto cosa che dovevamo fare per il famoso spread il novembre scorso. Abbiamo detto come? Siamo un paese sotto tutela, sono loro che ci devono dire. Ma questa è la normalità, nessuno si scandalizza del fatto che... Cioè, neppure il mio
giornale, su, che pure si vanta di essere laico, allora sollevò il problema di dire: ma come? Da capo di Stato a capo di Stato tu prometti che sulla legislazione, sulla famiglia, sul fine vita, eccetera, tu legifererai come vuole il capo di un altro Stato. Eppure la cosa passò de plano, come una cosa normale. Cioè, certo, poi cioè, beh, no, sarebbe meglio di no, ma non il fatto, come dire, istituzionale in sé, no? Cioè l'improprietà di una dichiarazione di questo genere, come se fosse andato dalla Merkel piuttosto che da Zapatero, che allora c'era, dicendo: cosa ti interessa che noi legiferiamo qua? Su quali sono i settori che ti interessano? Lì facciamo. Chiaro che Merkel e Zapatero non hanno potere di influenza elettorale, perché poi è questo il problema. Però perché ho messo la laicità come ultima parte di un libro dedicato alla cittadinanza a metà? Perché credo che una buona parte, non tutta, ma della riduzione dei diritti, che poi colpisce più alcuni di altri, ha a che fare con la mancanza di laicità nel nostro paese, innanzitutto i non cattolici rispetto ai cattolici, ma anche tra i cattolici, che magari la pensano diversamente e si comporterebbero diversamente rispetto ai dettami della loro chiesa. E su tutte le questioni sensibili, quindi noi, è una doppia influenza, una finanziaria, cioè senza colpo ferire noi finanziamo le scuole private confessionali in spregio alla Costituzione, questo è stato Prodi e non è stato Berlusconi, cioè con l'escamotage di definire le scuole paritarie, senza colpo ferire, le finanziamo, e anzi in momenti di tagli continuiamo a finanziarle, chiedo scusa. L'IMU non è ancora decisa, quindi dal suo punto di vista finanziario paghiamo come cittadini, e sul punto di vista che mi interessa ancora di più, delle libertà civili e del fatto che siamo considerati, viva Dio, dei cittadini adulti che sono mediamente capaci di decidere di sé e della propria vita, invece abbiamo uno Stato paternalistico che soggiace su questo punto soltanto ai valori della Chiesa. Non è che va dietro a quello che vuole la Chiesa sull'immigrazione, per esempio, e non è che la Chiesa si arrabbia molto se non le fa, mentre si arrabbia molto se appena appena accenna a voler fare qualche cosa per le coppie omosessuali. Ma anche la Chiesa ha due pesi e due misure per giudicare un governo che non segue le proprie indicazioni. Se non segue le proprie indicazioni sull'immigrazione, pazienza. Se non segue le proprie indicazioni sulle convivenze, sui matrimoni omosessuali o piuttosto che sul fine vita, allora arriva la scura e si fa cadere un governo, come è successo. Bene, noi ringraziamo a Chiara Saraceno, è stato molto interessante, anche vivo, e dovremmo terminare qui, ma se ci fossero due domande da parte vostra, ecco, molto breve, prenderemo. Bene, tutti d'accordo? Siamo d'accordo anche noi. Grazie ancora. Grazie.